ripensare il futuro, economia circolare, ambiente, crescita e sostenibilità. È su questi temi che si sono confrontati l'ex eurodeputata Ellie Schlein, l'assessore del comune di Arezzo Marco Sacchetti, il presidente di AESA Impianti Giacomo Cherici e il presidente di Estra Francesco Macri, nel corso di uno degli appuntamenti del Mengo Cult. Il tema è il tema del futuro, il tema ovviamente della sostenibilità, è il tema dell'economia circolare, il tema ovviamente di una gestione corretta di tutto ciò che è il ciclo dei rifiuti. Questo è un momento, un importante momento di dibattito su queste tematiche che ci consente ovviamente di scambiarsi opinioni, anche opinioni diverse, partendo da basi anche culturali diverse. Noi, come io come assessore del Comune d'Arezzo e noi come tutta la Giunta, abbiamo cercato di mettere nel nostro piccolo in atto delle azioni rivolte in tal senso e quindi siamo soddisfatti, siamo in questo sistema della circolarità dell'economia. Il tema dell'energia è strettamente connesso a quella dell'ambiente, perché nel recupero energetico dai nostri rifiuti che ci può essere la svolta nel segno della sostenibilità. Pensiamo al biometano, il futuro del gas per esempio sarà un futuro, diciamo, da fonte rinnovabile, non più di origine fossile, cioè il biometano prodotto grazie alla differenziata e alla frazione organica attraverso degli impianti moderni che si chiamano biodigestori anaerobici. Il nostro progetto è un progetto che va con le migliori tecniche disponibili sul mercato a intercettare quelli che si chiamano nati qui, i rifiuti che fa questa comunità, quindi sicuramente tutto quello che può essere fatto nella direzione dell'impresa che restituisce al territorio sotto forma economica, sotto forma ambientale dei benefici, questo è all'interno proprio della nostra missione locale.